Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento prettamente femminile, nel senso non che riguarda le femmine, ma che riguarda l'anatomia, insomma, femminea, se così possiamo dire. E quindi parliamo in realtà di ciclo e di coppetta mestruale. Le domande che mi sono state fatte da quando ho, diciamo, comunicato di essere passata a questo metodo di, insomma, contenimento del ciclo, se così possiamo dire, o di assorbimento del sangue, un po' potremmo dire, diciamo, innovativo, perché alla fine esiste da poco comunque, è differente, che un po' spaventa, oserei dire. Questo perché? Perché è una cosa che va inserita all'interno del proprio corpo e già di per sé è una cosa che suona strana. Quindi per le veterane dell'assorbente esterno, oh my god, ah! Ecco, è un po' questa la reazione che mi si pone davanti quando dico di usare la coppetta mestruale. In realtà è stata una delle decisioni migliori della mia vita. Allora, io uso la coppetta mestruale sempre la stessa, non l'ho mai cambiata, ed è appunto questa che vi ho fatto vedere prima. La uso da agosto 2019, quindi quasi un anno. Avrei voluto farlo prima questo video, però ho preferito usarla veramente tanto. Cioè, l'avrò usata tipo per settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 8 mesi, almeno 10 cicli. E io sono super problematica, quindi dopo questo video avrete veramente una recensione umile ma veritiera. Non sono stata sponsorizzata, non mi ricordo nemmeno la marca di questa coppetta, però l'ho presa su Amazon e ve la lascio in descrizione, ovviamente se volete usarla anche voi. Ma ripeto, non sono, cioè, non la sono comprata io con i miei soldi, quindi niente questo. Intanto, appunto, cos'è la coppetta mestruale? È un arnese, un oggetto, un qualcosa che va inserito all'interno del proprio corpo, diciamo al posto di un assorbente interno, o per chi non conosce nemmeno l'assorbente interno, va inserito nel proprio corpo e basta! Non so come altro spiegarvelo, per raccogliere il sangue. Una volta raccolto, si toglie, si butta, si sciacqua, si reinserisce. Alla fine del ciclo e all'inizio del ciclo ovviamente va sterilizzata per questioni igieniche. Oggi vi parlo un po' dei pro, più che altro, perché io non credo che questa coppetta abbia dei contro. L'unica cosa è che appunto ci vuole un po' di esperienza, quindi le prime volte è un po' complicato, ovviamente, perché non si sa come si mette, come si toglie, specialmente come si toglie, ed è l'unico contro, non ha altri contro. Quindi, dopo aver detto che appunto raccoglie il sangue, parliamo un po'. È meglio di un assorbente esterno? Sì. È meglio di un assorbente interno? Decisamente sì. A contro? No, a parte l'esperienza che ci vuole, no. Quindi parliamo dei pro. Ho diviso i pro in 6 categorie principali. Il primo è un pro a livello economico, ti fa risparmiare soldi, e qui ho scritto anche i costi della coppetta e degli assorbenti che sostenevo io. Allora, nei miei calcoli ho inserito pacchi di assorbenti interni ed esterni da 10, ma questo numero è relativo, perché in realtà li ho considerati, ho considerato 10 assorbenti, quindi un pacco per un ciclo, ma in realtà per esempio io ne usavo di più, quindi voi considerate questi calcoli un po' così, perché alla fine c'è chi ne usa di meno, c'è chi ne usa di più. A ogni ciclo io ne ho considerati 10, perché boh, mi sembra un numero abbastanza, un numero medio, insomma, ho fatto una media. Una coppetta dura 2 anni e l'ho pagata 10 euro, quindi abbiamo 10 euro per 2 anni. Gli assorbenti normali, io li pagavo 3,99 euro per 12 mesi per 2 anni, fanno 96 euro, quindi circa 100 euro contro 10 euro. Beh, un bel risparmio, eh? Gli assorbenti interni li pagavo a 4,99 euro, quindi diciamo 5 euro per 12 mesi per 2 anni, per un totale di circa 120 euro, qualche centesimo di meno. Questo cosa vuol dire? Che io ho speso per un po' di anni della mia vita 100 euro, cioè non io, i miei genitori, però comunque 100 o 120 euro l'anno, quando in realtà potevo spenderne, o potevo comunque farne spendere solo 10. Infatti, da quando ho scoperto questa coppetta, a ogni ciclo penso: Ado,
se mi fossi dimenticata di dire a mamma di comprare gli assorbenti sarei rimasta senza. Invece con questa non c'è questo problema perché ce l'hai sempre. Basta anche, che ne so, se un giorno pensi che ti possa venire il ciclo, tot, la porti in università, nel caso te la metti. Ed è una cosa assurda. Quindi abbiamo il pro economico. Abbiamo il pro molto importante, che è al mare. Perché al mare, come si sa, ovviamente con l'assorbente esterno non ci puoi andare. Con l'assorbente interno sì, ci puoi andare, ma qual è il problema? Che se nuoti e poco poco ti si sposta, l'acqua entra, ti si riempie d'acqua, fuori esce il sangue e succede un patatrac. Oppure ancora, oddio, forse peggio no, ma sempre molto brutto, è il filo dell'assorbente interno, chi li usa capirà, che esce dal costume. E quindi la gente vede te con questo filo, che sembra ti sia cresciuta una coda, improvvisamente. Quindi, assolutamente, comodità al mare, 100% approved. Il terzo punto è la capienza. Allora, una coppetta dura dalle 8 alle 12 ore, poi ovviamente dipende dal ciclo. Io il primo giorno la cambio due volte e poi gli altri giorni solo una volta la sera. Quindi immagina, e io ho un ciclo molto abbondante, per 3 giorni, poi mi finisce fortunatamente. Il primo giorno è proprio super stra extra abbondante, gli altri due molto abbondanti, e quindi la cambio in tutto tipo 4 volte in un ciclo. E infatti me li fa passare velocissimamente i giorni, cioè dico tipo... ma mi è iniziato 2 giorni fa, ma non sembra nemmeno, perché appunto con gli assorbenti interni ero sempre lì a cambiarli, ogni volta che ero fuori dovevo cercare un bagno, dovevo cambiarli, c'era una... Per non parlare degli assorbenti esterni, ma quello non li menziono proprio perché ho smesso di usarli tipo dopo 3 anni, quindi ho detto ciao, il ciclo a me è venuto a 15 anni, a 18 anni ho detto vabbè, basta, ho usato gli assorbenti interni e a 21 ho usato la coppetta mestruale. Appena, sì, ad agosto, sì. Quindi avevo compiuto ad aprile 21 anni. Adesso ne devo fare 22 dopo domani. Comunque, andiamo avanti. A parte la capienza, che è una cosa proprio assolutamente positivissima, abbiamo il punto 4, che è la comodità. Comodità proprio a livello psicologico, perché non hai la paranoia che ti sporchi, cioè non ce l'hai. E perché dico questo? Perché con l'assorbente esterno ci si sente, dopo magari essere stati in università o a scuola, ci si alza e ti senti tipo tutta bagnata, umida, madonna, quella sensazione di schifo, di puzza, di proprio una merda, che è sostituito da una sensazione di asciutto, assurdo proprio. Non ti bagni, non te la senti, non ti sporchi, quindi assolutamente sì. Il quinto punto è che rispetta l'anatomia femminile, appunto, dell'organo riproduttivo femminile, perché vabbè, l'assorbente esterno sta di fuori, quindi ok. Però il tampax si inserisce, si gonfia, ed è comunque di un materiale che può in qualche modo irritare, oppure per esempio può andare, può essere messo in maniera storta e può gonfiarsi e fare male, perché una volta che il sangue arriva comunque si gonfia. Quando lo togli può fare altrettanto male perché magari si è gonfiato troppo. Quindi a livello di anatomia la coppetta mestruale, ora scientificamente non sto qui a spiegarvelo, ma se la andate a cercare cosa succede anatomicamente, la coppetta mestruale è quella che si adatta proprio perfettamente alla nostra forma appunto anatomica, e quindi è quella che proprio a livello anatomico e fisiologico dà meno problemi in assoluto. Il sesto punto è per me quello più importante, quello che ha deciso di dare una svolta alla mia vita. Poi tutti gli altri punti sono venuti diciamo in maniera successiva e ho riscontrato assolutamente questo cambiamento drastico nella mia vita da donna col ciclo. Però il sesto punto è stato diciamo quello che mi ha dato la spinta per provare a usare la coppetta mestruale, anche perché nessuna delle mie amiche la usava, quindi è stata una cosa proprio così mia. Il sesto punto riguarda l'ambiente. Questo perché mi sono sempre scritta qui tutto. Questa dura 2 anni, abbiamo detto, e insieme alla confezione creiamo circa 100-120 grammi di immondizia in 2 anni. 100 grammi di immondizia in 2 anni. Una scatola da 10 di assorbenti pesa 160 grammi, sempre se ne usate 10 per ciclo. Per 12 mesi, per 2 anni, sono 3,840 grammi, quindi abbiamo 120 grammi di coppetta mestruale, quindi immondizia in 2 anni, contro i 4 kg di immondizia, che ragazzi, 4 kg sono 4 kg, è un barilotto così di immondizia, che è sommato per, mettiamo due donne a famiglia, quindi 8 kg, cioè in un nucleo familiare, facciamo che ci sono 2 donne, sono 8 kg in una famiglia intera, magari c'è la zia, la cugina, la cosa, cioè ragazzi, avere il ciclo crea rifiuti su rifiuti. E come possiamo, diciamo, risolverci questo problema angusto?
con la coppetta mestruale. No, veramente è stata la soluzione a tutto. Questo mi ha fatto cambiare veramente idea, perché quando ho letto questi calcoli che mi sono fatta da sola, non li avevo letti, quindi nel senso, boh, ho avuto questa idea, proviamo a calcolare quanta spazzatura produciamo. Oh, 4 kg sono 4 kg in 2 anni rispetto a 120 grammi, ne vogliamo parlare? No, non c'è proprio paragone. E quindi questi sono assolutamente i pro della coppetta mestruale. Devo dire la verità, il contro può essere, come ho detto all'inizio, la difficoltà, perché se non hai esperienza è complicato metterla ed è complicato toglierla. E un altro piccolissimo contro è tipo che va sciacquata prima di inserirla di nuovo, cioè nel senso, con gli assorbenti, se sei in un bosco te ne porti uno nuovo, prendi quello vecchio, lo arrotoli, lo metti in una bustina e poi lo butti, e te lo puoi mettere quando vuoi, insomma, se ce ne hai dietro. Però se ce ne hai dietro, mentre con la coppetta sì, ce l'hai sempre dietro, questo è vero, quindi è sempre quella lì, no? Non è che devi ricordarti di portarti un assorbente, ricordarti i Tampax quando vai in viaggio, eccetera eccetera, ho abbastanza i Tampax, ho abbastanza assorbenti, no, perché è sempre questa singola sola coppetta, però va sciacquata. Quindi se siete in un bosco, sempre io faccio questo esempio con i boschi perché mi ritrovo così, insomma, io ad avere il ciclo nel bosco, storia vera, ti devi portare una bottiglietta d'acqua, un attimino la sciacqui, anche se non è la cosa più igienica al mondo, poi ti sciacqui un attimo le mani con la mucchina, cioè te la inserisci, poi ti sciacqui un attimo le mani con la mucchina ed è fatta. Però niente inquinamento, niente rifiuti, niente soldi buttati in assorbenti su assorbenti, niente macchie sui vestiti, niente scomodità, niente puzza, niente umidità. È la gioia della mia vita questa coppetta, quindi che dire, ragazzi, io ve lo consiglio assolutamente. Ragazzi, forse più ragazze, vabbè, anche se hanno visto dei ragazzi mi fa piacere averli informati. E niente, che dire, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Sono pazza.